Ciao a tutti da Molly, non è Narciso, vabbè scherzo, mi ritrovo con queste lampade modello Barba d'Urso e niente, sono già pronta per aprire questa diretta ed accogliere il nostro ospite di Spazio Interviste Molly Beat, oggi insegna Mi Sorridi Music e quindi siamo prontissimi, anzi mettiamo gli occhiali se non vedo niente, vado subito a dare il benvenuto a Francesco Pallara, ci stiamo radiotrasportando a Lecce, o almeno così credo, e se lo chiediamo direttamente al nostro ospite. Anche oggi ascolteremo un nuovo inedito bellissimo, dove l'amore, insomma, è sempre presente. In questo momento abbiamo proprio bisogno di questo tipo di messaggi. Ascolteremo infatti Questo è amore. Ah, vado ad aprire la diretta. Disco, la musica da promuovere per giovani talenti, giovani talenti. Ed eccoci qua, abbiamo aperto anche una diretta sulla nostra pagina Facebook, quindi vado subito a dare il bentrovato a Francesco Pallara. Bentrovato qui a Radio Gela Express. Ciao, buongiorno. Buongiornissimo, noi adesso volevo un po' capire, ci siamo radiotrasportati a Lecce? Siamo? Ci siamo radiotrasportati a Lecce? Sì, Ok, quindi salutiamo tutti gli esattamente. amici di Lecce. Abbiamo già Grazie. salutato e ringraziato anche Sorridi Music che insomma accompagna Molly Beat il mercoledì e siamo anche pronti a conoscere ovviamente Francesco Pallara che oggi tra l'altro ci presenterà un inedito che ascolteremo insieme. Ho già detto, si chiama ha questo titolo bellissimo, Questo è amore. Sì. Bene, prima di chiaramente andare ad ascoltare questo brano, io saluto tanto gli amici che sono collegati. Mirko San Filippo, Mirko, un carissimo, e un saluto a tutti anche a Caltagirone. Allora, sei di Lecce, hai iniziato anche tu, insomma, come è successo ieri, ascoltando un altro artista, è stato nostro ospite, molto carinissimo, e devo dire, anche lui ha molto apprezzato, ha iniziato anche con questi live che spesso, insomma, riescono ad abbattere quelle distanze col pubblico, quindi diciamo che la strada è stata un ottimo insegnante. Sì, esattamente, penso che lo sia, che ti mette davanti anche a un pubblico molto difficile e vario, Assolutamente no? d'accordo. E poi insomma, anche tu vieni da un percorso artistico, ho visto anche un bel po' di opere, Cristo in Croce, Sposini, insomma, ho fatto una ricerca sui social, hai avuto modo di apprezzare e notare che oltre alla musica nella tua vita c'è anche tanta arte a livello pittorico, insomma, ti lasci molto andare. Sì, perché diciamo, questo estro artistico mi ha portato ad aprirmi sia alla pittura che alla musica e alla scrittura, e quindi a volte creo cantando, suonando, dipingendo insieme. Quindi poesia, arte, musica, insomma tutto, cioè tutto Tutto ciò contiene che tutto. aiuta ad aprirsi e a liberarsi, no? Ad Esatto. esprimersi. E poi so che hai fatto anche esperienze come nel genere freestyle con altri DJ, insomma nella tua vita non hai tolto assolutamente nulla, Sono quindi ti... cresciuto, diciamo, con il freestyle, è stata la prima esperienza, no, che mi ha portato poi a stare a contatto con altri artisti e musicisti, usando solo la voce. Il freestyle, bene o male, non ha bisogno di strumenti, quindi usi Esatto. la voce ed improvvisi, quindi è nato anche dall'improvvisazione. Ed hai anche viaggiato molto. Moltissimo, non Qu quali molto. sono i luoghi che ti sono rimasti nel cuore che ti hanno dato Diciamo. motivo di ispirazione? Sì, ho viaggiato molto in autostop, prendendo sempre molto il treno, qualche volta l'aereo, anche se con un po' di paura. E Sì. ho viaggiato in tutta l'Italia. Ho passato, diciamo, molto tempo anche a Bologna, nella zona della Campania, per esempio Benevento, Caserta e Napoli, viaggiavo molto. Sì. Qualche tappa la facevo a Roma e Milano. Quelle sono state le mie città in Italia, diciamo, che mi hanno accolto, dove facevo arte di strada. Ed una vita abbastanza particolare in stile hippie, ecco, perché non hai detto, ma comunque non sono un ragazzino, ho 46 anni, quindi ho un bel po' di esperienza vissuta. Assolutamente, lascio che se, cioè, chiaramente se l'artista può presentarsi a dare chiaramente qualche informazione in più, come è giusto che sia,
il piacere non è soltanto quello di ascoltare la musica, ma anche di avere il piacere di conoscervi attraverso la vostra presentazione. Ecco perché ho preferito, ecco, dare più spazio, visto anche che non ci stiamo rivolgendo ovviamente a, insomma, un giovanissimo, ma sicuramente con una persona che ha tanta esperienza e che sicuramente attraverso anche questa trasmissione può dare qualche informazione in più, qualche news in più che può servire anche a chi ci ascolta, al di là diciamo, davanti ai ragazzi di oggi mi sento come un papà per il momento ancora. Poi più si diventa grandi, più si passa di ruolo, no? Ma come ti capisco? E quindi, ecco, e quindi niente, altre esperienze di viaggi le ho fatte in America Latina, sì? In Costa Rica, era giusto per chiudere quella domanda, dove è in Spagna, dove comunque altri artisti anche in lingua spagnola si presentavano in serate, sì. E io quindi mi affiancavo a loro con il freestyle, quindi questa è stata la mia prima esperienza musicale. Questo è amore. Sì, questo è amore, è un brano, in poche parole io attraverso tutte le poesie che scrivevo, le ho raccolte in tutti questi anni, a un certo punto ho cominciato a dire adesso non le cantiamo più decantandole come una poesia arrangiate così improvvisate. Anche se le trovo bellissime, perché la poesia è uno strumento bellissimo per esprimere dei sentimenti, no? Sì, per esprimersi, perché poi la poesia è una cosa personale, no? Proprio intima. Certo. E quindi ho utilizzato la mia poesia e le mie dediche che facevo alle persone che incontravo, un augurio, le ho messe tutte insieme e ho deciso di studiare un po', affiancandomi a dei maestri del conservatorio di Lecce, persone che frequentavano, anche ragazzi che studiano, insomma, che hanno sicuramente tecnica e più esperienza di me in questo campo, e abbiamo cominciato ad arrangiare i miei brani. E ho cominciato a raccogliere tutte le mie poesie, le ho cacciate fuori ed sono uscite queste dediche che hanno compilato questo album, che ho selezionato per questo album che si chiama Per Te. Esatto. Che adesso, voglio dire, si può ascoltare benissimo. Dove lo possono trovare? Noi adesso poi condivideremo. Adesso io mi sono imparato anche la tecnologia, quindi si può benissimo semplicemente scrivere Francesco Pallara andando su Spotify, su YouTube o comunque ricercando il nome dell'artista Francesco Pallara, l'album è intitolato Per Te, e tutti adesso possono anche usare queste mie canzoni, come l'ho fatto io, come dediche, per dedicarle bene, a qualcuno. Bene, oppure c'è Solidi Music, che ovviamente insomma ormai tutti conosciamo, perché è il mercoledì con Solidi Music. Bene, a questo punto vuoi mandare, condividere con noi un messaggio, diciamo, natalizio a tutti gli amici che sono in ascolto, perché chiaramente andiamo ad ascoltare questo brano bellissimo. Auguro un felicissimo e bellissimo Natale a tutti quanti, agli ascoltatori di Radio Gela Express, a te Molly. Grazie. E quindi per quest'anno volevo solo lanciare questo augurio a tutti quanti di regalare comunque emozioni a qualcuno più vicino, perché è un periodo particolare, quindi usare la musica per fare un regalo. Bene. Io come regalo vi dedico questa mia canzone dal titolo Questo è amore. Bene, ascoltiamo Questo amore. Saluto Francesco Pallaro, saluto Solidi Music e ovviamente ti aspetto ancora qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express, con un augurio ovviamente di buone feste. Sicuramente non ci ascolteremo prima, ma ascolteremo sicuramente i tuoi brani. Un abbraccio forte. Un abbraccio a te, e posso cogliere solo un'occasione? Certo. Siccome io da piccolino ho vissuto dalle tue parti lì a Gela, bene, volevo fare un saluto agli abitanti di Vittoria. Noi andiamo anche in contemporanea su Radio Vittoria Express, sì, e quindi devi sapere che stai facendo un salutone bellissimo. Io sono cresciuto con delle persone di famiglia, quindi ho avuto delle esperienze con gli abitanti di Vittoria, Gela, quindi mi sono trovato lì e volevo cogliere questa occasione a dedicare questo brano Questo è amore anche a loro. Devo dire, una dedica veramente gradita, quindi ti ringraziamo, ti mando personalmente un abbraccio da parte anche di tutti coloro che sono all'ascolto e ovviamente da parte di Vittoria. Sono sicura in questo momento stanno ballando la samba, è bello quando ci si sente pensati, e bello anche ricevere delle dediche. Grazie a Francesco Pallara, alla prossima. Questo è amore. Ciao. Ciao.
questa volta. Aspettate che mando lo stacchetto e vi saluto. Allora amici, intanto saluto Mirko, l'ho fatto prima all'inizio ma ero così presa dalla, chiaramente dall'ospite che sono stata velocissima, quindi Mirko, frontman dei Budisha, che bravissimo e bravissima band che spero di ritrovare anche in futuro. Abbiamo condiviso tanti live musicali bellissimi e quindi non vedo l'ora che si possa ritornare alla normalità. Ne approfitto, saluto anche Anna, un bacione a te, e Francesca, domani dovete sapere che noi domani ritorniamo musicalmente parlando a Gela, quindi seguite la nostra programmazione, seguite i nostri post, perché domani ascolteremo una voce bellissima di Gela, non dico altro, quindi continuate a rimanere con noi, rimanere sintonizzati e ovviamente vi aspetto domani alle 11:40. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo ascoltato Francesco Pallara, abbiamo ascoltato Questo è amore, che ci ha fortemente dedicato, abbiamo capito che insomma le esperienze che ha fatto Francesco sono veramente tantissime e lui ama tanti, è un artista a 360 gradi, quindi dalla pittura alla musica alla poesia, che lui usa per concedere delle dediche, e oggi lo ha fatto qui sulle frequenze di Radio Gela Express grazie a Sorridi Music, che saluto con profondo affetto. Ci riascoltiamo domani. Chi vuole rimanere in ascolto, www.radiogelaexpress.it, perché Molibit vi aspetta fino alle 13 e in ascolto fino alle 13 chiaramente sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Vi mando un bacio.